So che lo dico spesso, ma il pane all'uva è una delle mie ricette preferite perché mi ricorda molto la mia infanzia, quando ero piccola che andavo con mia nonna dal fornaio, a Milano si dice il prestinaio, e questi mi regalava un pezzettino di pane all'uva. Il pane all'uva è proprio una cosa tipica del milanese, anzi direi di tutta la Lombardia. È una ricetta molto semplice, fatta ai tempi in cui i dolci non erano così sofisticati o ricchi come sono oggi. È una ricetta anche molto facile da realizzare e vi invito a provarla perché è un buonissimo modo per fare colazione la mattina e anche una merenda veramente sana. Per il nostro pane con l'uvetta ci servirà mezzo chilo di farina Manitoba. 2 cucchiai di miele, 400 grammi, sembrano tanti ma ci vogliono tutti, di uvetta sultanina, 50 grammi di burro e un uovo. Per primissima cosa dobbiamo andare a mettere a bagno l'uva sultanina con abbondante acqua per ammollarla. Questa operazione va fatta una ventina di minuti prima che andate ad aggiungere l'uvetta. L'acqua deve essere tra fredda e tiepida, non calda. In una planetaria andiamo a mettere la farina, il nostro mezzo cubetto sbriciolato, l'acqua e l'uovo. E andiamo ad impastare fino a quando l'impasto diventa bello compatto. Poi andremo ad aggiungere il burro in un secondo momento. Quando l'impasto è già un po' incordato, andiamo ad aggiungere il burro. E poi il miele. Una volta che il vostro impasto è bello morbido, è pronto, lo rovesciate sulla spianatoia, lo lavorate ancora qualche minuto sulla spianatoia infarinata. Recuperate la vostra uvetta, la strizzate molto bene con le mani e andremo a incorporarla con calma all'interno dell'impasto. È importante non farlo con l'impastatrice, secondo me, perché l'impastatrice io ho notato che poi finisce per disfare un po' l'uvetta in alcuni punti e l'impasto prende un colore marroncino che non è molto gradevole a vedersi. Una volta che l'uvetta è tutta ben incorporata, la mettiamo a lievitare all'interno di una bacinella, dovrà almeno raddoppiare e poi formeremo una treccia che andremo ad infornare. Passate le nostre 2 ore, 3 ore, quello che ci vuole a far raddoppiare l'impasto, lo recuperiamo dalla nostra ciotola, lo appiattiamo con le mani e lo tagliamo in 3 strisce. Queste 3 strisce le andiamo a fare a treccina. Una treccia molto, diciamo, limitata, così. E poi prendiamo un bello stampo per plum cake imburrato, ce lo mettiamo dentro e lo lasciamo lievitare altri 20 minuti prima di infornarlo. Adesso che il vostro pane con l'uvetta è pronto, bello lievitato, lo mettiamo in forno per 15 minuti a 200, poi abbasseremo a 180 e lo faremo cuocere un altro 20-25 minuti, sempre però con lo stecchino. Eccolo uscito dal forno, ho fatto la prova dello stecchino, che esce bello asciutto. A questo punto possiamo
rovesciarlo dallo stampo. Lo lasciamo intiepidire leggermente e poi lo andremo a tagliare. Guardate che splendore!